Ciao a tutti ragazzi, sono Cracker Gaming. Benvenuti a questo nuovo episodio del Let's Play di Minecraft. Nello scorso episodio abbiamo costruito la farm di zucchero semi-automatica e ho fatto qualche modifica dall'ultima puntata. Infatti, come ho detto, nello scorso episodio avrei scavato sopra la farm in modo da arrivare fino in superficie e come vedete l'ho fatto, quindi adesso c'è questo, diciamo, questa apertura. È anche molto bello perché illumina parecchio, prima era buio, invece adesso mi piace molto di più. In più ho iniziato a fare anche qualche decorazione, non è niente ancora definitivo, devo ancora pensare bene a come fare, ho giusto buttato giù qualche idea, perché non è quello che voglio fare oggi. Visto che è da molto tempo che non lavoro sulla mia base, mi sembrava l'opportunità ideale per, diciamo, modificarla un po' e costruire nuove cose. Oggi vorrei costruire una stanza fornaci, sì, perché sia Paolo sia Tizio hanno costruito una stanza fornaci. E nella mia base l'unica stanza fornaci, non è proprio una stanza quello che ho, è 5 fornaci messe a caso, quindi vorrei fare una stanza vera e propria, magari dove metto anche tutto il carbone, queste cose del genere. Visto che è una stanzetta piccola, volevo costruirla in o questa sezione o questa sezione. Adesso vedremo bene, però intanto voglio farvi vedere anche un'altra cosa. Ho modificato un po' il villaggio, infatti vedete che non c'è più il tetto e ho aggiunto questo pezzo qua perché in pratica i villaggeri hanno smesso di riprodursi perché era, diciamo, avevano raggiunto il limite massimo con le porte che avevo messo. Quindi ho cercato su internet e in teoria questo metodo qua dovrebbe, diciamo, farli riprodurre all'infinito. Adesso non sono sicuro se funziona, però diciamo dovrebbe, vedete, c'è un villaggero qua con le porte. Esattamente 5 blocchi sopra ai villaggeri. Adesso, magari aspettando un po', dovrebbero iniziare a riprodursi. Speriamo. Ok, direi di comunque iniziare a costruire la nuova sezione. Direi forse è meglio costruirla qua. Che dite? Sì, poi magari qua farò qualcosa che magari, diciamo, qualcosa insieme al villaggio. Quindi preferirei farla da questa parte. La stanza sarà principalmente fatta da quarzo e anche di pietra, le lastre di pietra. Quindi direi di iniziare. Prima di tutto volevo fare un po' di scale di quarzo. Adesso non voglio esagerare, facciamone 36 per adesso. E volevo metterle in modo così, da fare una specie di contorno. Perché il pavimento dovrà essere a questa altezza. Adesso metto dei blocchi. E a questa altezza. Perché, ad esempio, vorrei per mettere le fornaci non posso mettere sopra questi blocchi. Perché altrimenti verrebbero a questa altezza. Mentre invece col pavimento così viene perfetto. Adesso andiamo a mettere le scale. Anche gli angoli qui, ovviamente. Oh no, non è quello che volevo fare. Cavolo. Perfetto. Cerchiamo anche di prendere tutte le scale che cadono nell'acqua perché non voglio riprendere altro quarzo. Questa parte qua un pochino difficile forse da fare con tutti questi angoli qua. Ok. Intanto, come avete visto, non ci sono Stellar Phoenix e Gallisnake 52 perché Stellar Phoenix è in vacanza e Gallisnake sta avendo un po' di problemi con la connessione, non riusciamo a giocare insieme, non riusciamo a parlare. Quindi per questo episodio sarò da solo, diciamo. Probabilmente sarà anche un pochino più corto. Beh, vedremo. Intanto finiamo di costruire. Probabilmente le scale non saranno abbastanza. Inoltre vorrei anche aggiungere un po' di vetro per fare delle finestre tutto intorno. Diciamo comunque fare una stanza futuristica. Ok. Adesso qua come si fa? Oh, se questo è sbagliato. Ah, l'ho presa. Allora. Qua sarà un po' complicato. Facciamo così. Così, poi così, poi così. Forse funziona se faccio così. Oh no, viene un casino. No, scala no. Andiamo a riprendere la scala, cavolo. Ci vuole un sacco di tempo per prendere il quarzo, non voglio sprecare neanche un pochino. Il problema è che probabilmente soffocherò perché non arriverò in tempo, quindi. Oh cavolo. Aia, 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 aia. Ok. Adesso non riesco più neanche a salire, oh cavolo. Forse se la piazzo in questo modo. No. Allora, forse
Forse questo pezzo è meglio se lo lasciamo perdere per un attimo, vedremo dopo come fare. Dai, sali! Questo comunque di sicuro andrà messa così questa scala. Quindi poi vediamo bene. Così non sta poi ma così tanto male. Poi vedremo. Poi ho preso un po' di quarzo, ma non è tantissimo. Uno stack. Prima erano due stack circa, però un po' mi è servito anche per fare le scale. Ok, facciamo così. No, ho finito le scale, andiamo a farne ancora un pochino. Dov'è il crafting table? Eccolo qua. Scale, dove sono? Qua. Facciamo ancora 36, sì, più o meno dovrebbero bastare. Ok. Adesso mettiamole qua. Ok. Pensavo sarebbe andato più velocemente, invece non sembra. Comunque. Comunque questo è il primo episodio che registro dopo che sono andato in ospedale, infatti i video che ho caricato prima di questo, cioè quello di Call of Duty Ghosts e di Payday, li avevo registrati prima di andare in ospedale, perché diciamo non sono riuscito a fare i video per un po' di tempo. Comunque adesso mi hanno operato, è andato tutto bene, adesso ricomincerò a fare i video normalmente. Forse potrebbero bastare le scale, mi sa che hanno fatto anche qualcuna extra, adesso vediamo. E inoltre, se sentite dei rumori in sottofondo, c'è un temporale in questo momento, quindi potreste sentire magari dei tuoni, non preoccupatevi. Sto così. Oh, questo qua va tolto. Vabbè, la pietra può anche andare giù, tanto non è difficile da prendere. Mi ha avanzato esattamente. Oh, no, l'ho messo da schifo. Via scala, cattiva. Mi rimarrà esattamente una scala. Oh, cavolo, adesso cosa faccio? Come faccio? Com'è che era? Così e così. Ah, non male. Adesso dobbiamo fare tutto il pavimento con questi mezzi blocchi. Ecco, cavolo. Mettiamo tutti i blocchi. Ok, quindi diciamo questo sarà praticamente la prima cosa simile a una casa di questa. Diciamo della serie, perché ora che ci penso non ho fatto quasi niente come casa. Vabbè, quella casetta lì e quella lì più o meno sono case, però non sono proprio mie. Questa qui è la mia prima costruzione simile a una casa. Mi sa che non basta la pietra. Vabbè, comunque ne ho un altro stack, anzi più di un altro stack. Ok, forse facciamo prima dall'acqua, mi sa. No, ma è scomodo, adesso torniamo su. Cavolo, tornare su è un po' un problema effettivamente, forse è meglio se faccio così. Ok, così. Vabbè, direi di fare uno stacco visto che qua è un po' noioso, quindi ci vediamo quando avrò finito il pavimento. E poi vado anche a dormire che è notte, quindi a dopo. Ragazzi, ho ricominciato a registrare perché guardate, c'è uno zombie pigman fuori dal Nether, perché è una cosa che hanno aggiunto nell'ultimo aggiornamento è che i mostri possono passare dal sottomondo al mondo normale. Quindi qui c'è uno zombie pigman. Ciao! Adesso uccidiamolo perché non fa da bene. Vabbè, continuiamo con la costruzione. Ok ragazzi, sono tornato. Già che c'ero, sono passato dal Nether e ho preso un bel po' di quarzo. Vedete, uno stack 47, perché ho notato che dopo aver fatto tutte le scale era praticamente finito. Quindi direi di iniziare a costruire. Devo decidere bene dove fare l'entrata. Potrei provare a fare un'entrata diagonale, però allora, forse è meglio. Iniziamo a mettere i blocchi di contorno. Volevo mettere i blocchi tutti qua intorno in questo modo. Qua veramente non so come fare. Perché è un po' un casino, forse posso provare. Rompere questa e mettere così. Perché l'ho messa così? Aspettate. Ah, che casino che è. Forse riesco a passare da qua. No. Ok. Metto questa così. E questa così. Oh cavolo. Forse è meglio se tolgo queste due scale e metto la pietra direttamente. Già ora che ci penso.
Sì, direi che è meglio, quindi togliamo queste scale. Le ho perse tutte e due, ma queste qua possiamo anche lasciar perdere. E faccio così, direi che mi sembra la soluzione migliore. Qua sono un po' buggate le scale, vedete c'è una specie di ombreggiatura strana nell'angolino. Immagino che lo sistemeranno in uno dei prossimi aggiornamenti. Comunque, continuiamo a costruire. Ok, qua ho totalmente messo un blocco caso. Poi sopra questi blocchi che sto mettendo vorrei mettere del vetro ovviamente per fare delle finestre. Non sono sicuro se mettere i blocchi interi oppure se mettere le lastre, però penso che le lastre starebbero meglio. Proviamo, però se mettiamo le lastre devo anche mettere dei blocchi qui, perché le lastre non possono andare, nel senso devono andare qua e poi qua. Quindi allora, intanto cerchiamo di vedere l'entrata, penso che qua sta bene magari, ma non c'è bisogno di mettere la porta perché comunque diciamo non è che ho paura che entrino i mob qua dentro, quindi facciamo così. E poi per mettere un blocco qua sopra facciamo così. E messo qua. Quindi così. Oh, voilà. Adesso togliamo questi. Mettiamo ancora un paio di blocchi qua sopra. Perfetto, questa sarà l'entrata. Non mi sembra male. Adesso finiamo di mettere i blocchi qua in mezzo per mettere le lastre. Qua sarà un po' un problema forse. Forse ora che ci penso è effettivamente meglio mettere i blocchi. Perché qua altrimenti è un po' un problema. Iniziamo ad andare a prendere vetro, direi. Che ce l'ho qua nel mio magazzino. Vedete, tutte le fornaci che ho per adesso sono queste, quindi non è proprio il massimo. Il vetro è qua. 38 e 61, vediamo. No, già che ci sono prendo il piccone con tocco di seta. Metto via quello con fortuna. Così se sbagliamo a mettere dei blocchi di vetro non è un problema e possiamo riprenderli. Ok, andiamo qua. Ora, vediamo come sta se metto i blocchi in questo modo e poi sopra metterci il quarzo in questo modo che è quello che pensavo di fare, oppure da questa parte proviamo a mettere anche le lastre di pietra, di pietra di vetro qua così. Beh, iniziamola così e poi ci mettiamo sopra il quarzo. Adesso odio mettere i blocchi sulle lastre di vetro perché è difficile cliccarci sopra, però se facciamo così non dovrebbe essere un problema. Ok, fino a qua. Vediamo da fuori come sta. Vediamo col vetro così. Beh, non è male, però a mio parere è meglio con le lastre perché dà più profondità. Però se mettiamo le lastre, adesso rompiamo questi blocchi di vetro. Li abbiamo presi tutti. Se devo mettere le lastre qua sarà un po' un problema perché devo mettere dei blocchi anche qua in questo modo, perché è un po' più complicato fare gli angoli con le lastre. Quindi ok, così è perfetto per mettere le lastre, ma qua sarebbe un po' un problema perché vedete viene così. Forse è meglio se metto un blocco di quarzo qua. Sì, dai, va bene anche così, non mi sembra stia molto male. Adesso finiamo di me. Ops. Viva il tocco di seta. Facciamo così, però potrebbero non basta potrebbe non bastarmi il quarzo per finire il soffitto. Oh, e qua è un po' ancora un casino. Ah, facciamo così. Forse questi blocchi posso togliere. Sono un po' indeciso perché è un po' difficile lavorare con le lastre di vetro in questo modo. Per adesso lasciamole così. Adesso mettiamo tutte le lastre di vetro intorno. Così. Perfetto,
Oh, e anche qua sopra dovrei mettere il quarzo, sì. Decisamente non mi basterebbe il quarzo se faccio in questo modo. Però intanto vediamo come è stata fuori. Beh, non è affatto male. Ora che ci penso potrei mettere dei mezzi blocchi di quarzo qua e mettere e fare il soffitto con questo tipo di pietra. Però ho paura che poi sia troppo bassa. Però non la voglio neanche troppo alta. Quindi sì, direi che facciamo così. Oh, spiccone sbagliato. Allora, tolgo tutti i blocchi qua sopra e li scambio con mezzi blocchi. Anche qua. Oh no, ho rotto un vetro, vabbè. Ne ho ancora un pochino. Ok, prendiamo tutto il quarzo che è veramente difficilissimo da prendere. Almeno non è difficile, ma è molto noioso, ci vuole un sacco di tempo. Adesso facciamoci un po' di lastre. Vabbè, qua. Facciamo. Iniziamo da uno stack. Mettiamo in questo modo. Forse sta anche meglio se metto le lastre invece dei blocchi interi. Ora che ci penso. Ok, adesso finiamo in fondo. Ok. Diciamo per adesso stanno tutto bene, però c'è questo punto qua che mi saranno un sacco di problemi tra mettere le lastre e mettere le scale, veramente non capisco come fare. Finiamo di mettere le lastre qua intorno. No, questa l'ho messa nel posto sbagliato. No, perché non mi vuoi essere presa? Ok. Sì, cos'è? Quella là è la zucca volante in lontananza, la vedete là? Perché ho voluto fare uno scherzo a Paolo e l'ho messa lì. Vabbè. Direi di fare uno stacco, finisco giusto di mettere qua le lastre, visto che ci vorrà un pochettino. Quindi diciamo farò e poi vi aggiornerò su come sta andando la costruzione. Ok ragazzi, ho finito di costruire, come vedete ho finito anche il soffitto. Intanto si è fatta notte, quindi già che c'ero ho illuminato, ho messo qualche torcia, ovviamente sono provvisorie. Però adesso vorrei iniziare a mettere le fornaci, visto che questa è una stanza delle fornaci, quindi direi che sono abbastanza necessarie. Vediamo quanti. Io pensavo di metterle in questo muro qua. Però non mettere in modo che diano fastidio, quindi se qua c'è l'entrata magari direi la prima di mettere qua, quindi serve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esattamente 8 fornaci, quindi mi serve esattamente uno stack di cobblestone. Adesso facciamo 4, 5, 6, 7, 8, dice di metterle. Dov'è che abbiamo detto di me? Allora, iniziamo da questa parte così, non è un problema, facciamo così. Perfetto, mi sembra che vada bene. Volevo provare anche a fare una cosa, mettere sopra le fornaci un tappeto di lana, quindi mi sono portato il tappeto da lana per fare i tappeti. Adesso facciamo un pochino, facciamo 9, vediamo come sta. Beh, non sembra tanto male, forse però se metto una torcia qua vicino sta meglio. Sì, dai, oh, no, questo non è quello che volevo fare. Non l'ho preso. Ok, non è male, giusto per dargli un po' magari di effetto, un po' così. Poi magari se non mi piace possiamo sempre spostarlo. Poi vorrei anche fare in modo di tenere tutto il carbone che ho in delle chest. Le chest direi di metterle in questi posti qua, vedete, fare delle doppie chest e metterne tre perché ci sono gli spazi. Sembra quasi fatto apposta. Quindi mi sono portato qualche chest. Adesso però me ne faccio anche qualcun'altra, vedete? Metto qui. Poi ne faccio ancora due. Ok. Così, non male. Poi ci metterò dentro tutto il carbone che ho. Dovrò anche decorarla un pochino, però non penso di farlo in questo episodio. Magari metto qualcosa al centro della stanza, e poi dovrò anche trovare un modo di illuminarla. Possibilmente senza usare le torce. Durante il giorno penso che non sarà un problema. Con tutto il vetro che ho messo, guardate, non è affatto male questa stanza. Diciamo,
È confortevole stare qua dentro, non so come dire. Forse mi è venuta un'idea, se mettessi magari qualche blocco qua. No, no, non iniziamo a fare dettagli adesso che non è, poi va a finire che prende un sacco di tempo. Comunque, quello che volevo fare l'ho fatto, di costruire questa stanzetta. Adesso vorrei magari vedere da lontano com'è, per vedere se come sta da lontano, appunto da una visuale, magari anche dall'alto sulla mia montagna. Adesso saliamo. È da un po' che non salivo qua sopra. Comunque, adesso finiamo la scaletta. Non male. Poi dovrò fare attenzione a mettere o delle torce sul tetto oppure mettere altri mezzi blocchi perché sopra lì possono spawnare i mostri, però per il resto va bene. Non è proprio forse il massimo da quelle parti lì, c'è forse un blocco di troppo. Comunque, lanciamoci giù, possibilmente senza morire, visto che sono a livello 45. Si vede tutta la cesta. E direi che per questo episodio è tutto. Adesso diamo un'altra occhiata magari dall'altra parte, vedere qua da lontano, dalla terraferma come sembra. Beh, non si vede tanto, forse è un po' inutile. C'è ancora questo posto qua che non sono riuscito a capire come fare, forse per adesso lo lascerò così, però si vedrà in futuro, magari riuscirò a trovare la soluzione. E questo blocco di troppo, meno male che me ne sono accorto. E ok, grazie. Perché si è rotto? Vabbè, non lana, accidenti. Blocco di quarzo. Perfetto. Grazie a tutti per la visione. Come sempre, se vi è piaciuto il video non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi per nuovi video di Minecraft e GTA 5. Ciao a tutti e ci vediamo nella prossima puntata.